Il modo migliore per tantissimi pesaresi di tuffarsi nell'anno nuovo, in questo caso nel 2024, è quello di tuffarsi in mare. È una scelta che è stata fatta tanti anni fa, una tradizione ormai, noi la seguiamo con le nostre telecamere e andremo anche a sentire le voci di qualcuno che decide di sfidare la temperatura, di sfidare il mare per aprire così con questa sferzata di energia il suo anno. Quest'anno il mare mosso potrebbe essere qualcosa di più che magari istiga ancora a voler fare il bagno ancora di più, visto che no, è sempre il mare mosso dalla sua emozione. Comunque niente, sono qui comunque quest'anno grazie sempre all'invito di Bischi, che è stato sempre il nostro capo spirituale, però anche quest'anno lui c'è. Io di solito dirigo, come si usa dire, le persone, faccio da dirigente per cercare di organizzare, di tuffarci tutti insieme, perché altrimenti sono uno di qua, uno di là, non si capisce niente. Quindi io faccio parte di questa cosetta qui, mi prendo sempre la responsabilità, però l'impegno esatto di guidare un po' queste persone che non sanno, magari anche le prime che vengono, cosa facciamo, cosa non facciamo. Invece cerco di guidarle, ecco, in questa bella esperienza, perché alla fine è una bella esperienza, e chi è che magari non l'ha mai fatta e la prima volta comunque sicuramente lo vediamo anche il prossimo anno, queste persone che magari lo fanno per la prima volta. Infatti il numero aumenta sempre e questa è comunque una cosa molto piacevole. Andrea, aspettiamo che ti spogli per l'intervista. Beh, devo dire che ho il costume sotto, adesso appena si tufferanno tutti i ragazzi, sicuramente lo farò anch'io, ovviamente scherzo, però volevo esserci perché questo ormai è diventato una bella iniziativa che si fa ogni primo dell'anno e ho voluto partecipare perché c'è un bel momento di festa, sono centinaia le persone che ormai vengono nel primo dell'anno a vedere questi ragazzi che si tuffano. Devo dire, un primo dell'anno a Pesaro già pieno, perché so che dopo arriveranno anche i ragazzi mountain bike che sono partiti questa mattina e hanno deciso di arrivare anche loro qui da Bruscoli, e addirittura c'è stata già una gara podistica organizzata dalla Banca di Pesaro questa mattina in piazza Pesaro, quindi diciamo che come inizio dell'anno ci sono già diverse iniziative ed è sicuramente un bel segno per Pesaro, capitale della cultura, ma sicuramente dello sport e delle persone che hanno voglia di sfidare anche il brutto tempo. Purtroppo è una settimana di 10 giorni che praticamente c'è il sole, la temperatura era alta, oggi diciamo che il sole proprio non c'è, è un po' anche freschino, però è anche giusto così. Il tuffo è stato splendido come tutti gli anni, l'acqua veramente ad una ottima temperatura, un bellissimo gruppo, una bellissima compagnia di amici, è bellissimo, veramente un ottimo modo per cominciare il 2024. C'era la sensazione all'inizio, perché erano un po' camuffati, che ci fosse un po' meno gente dell'anno scorso, invece poi quando abbiamo visto i pronti per il tuffo, ma tantissimi! Sì, eravamo veramente tantissimi ed è stato sempre, sempre molto bello, perché ogni anno aumentiamo sempre di più il numero, quindi è bellissimo ed eravamo veramente un gruppo enorme, veramente tanti. Un bel momento, diciamo, per tuffarsi nel 2024, l'anno che saremo capitale italiana della cultura, direi sportiva, viva questi momenti che aggregano, questi momenti di entusiasmo e anche di amicizie, erano veramente tanti i temerari. Buon anno ai nostri tuffatori e a tutte le persone che hanno assistito qua con noi. Buon 2024!